Ciao a tutti, finalmente è uscita la versione 0.3 del gioco, la settimana scorsa precisamente, e adesso vediamo subito le novità. Nel frattempo è già uscita la versione 0.3.1 con alcune correzioni e anche alcune aggiunte dal punto di vista dei suoni, eccetera. Entriamo adesso nel gioco. La prima novità dal punto di vista delle animazioni è l'animazione di caduta. Adesso quando cadrete non ci sarà più l'animazione di stasi, ma ci sarà una vera e propria animazione di caduta. Se prima si poteva soltanto correre, premendo il tasto W, adesso premendo il tasto W camminerete. E premendo due volte il tasto W invece correrete. Questa importante novità fornisce molta più mobilità al giocatore. Un'altra novità carina è quella dell'accovacciamento. Tenendo premuto il tasto Shift vi accovaccerete. E anche se non è una novità molto utile adesso, servirà molto di più quando ci sarà un sistema di combo più ramificato, o ancora meglio quando potrete in futuro camminare da accovacciati, cosa che per adesso non è possibile. E dal punto di vista delle animazioni, ecco qua sicuramente quella che è la novità più importante, ossia il doppio salto, anche con il suono nella versione 0.3.1. Adesso sarà possibile sfuggire dagli attacchi dei mob semplicemente saltandogli attorno. Già molti tra quelli che hanno giocato si sono resi conto della comodità estrema del doppio salto. Un'altra importante novità è quella della schermata statistiche. Con la schermata statistiche avete già di più un senso di vivere. Potete vedere il numero di mostri uccisi e quali tipi di mostri, quanti danni avete inflitto, quanti ne avete ricevuti, il tempo che avete giocato. Insomma, anche se non sono tutte le informazioni che ci saranno in futuro, sono già parecchie. Già dal primo sguardo si vede come ci sono alcune novità dal punto di vista grafico, come ad esempio le icone sociali in basso o un vero e proprio tasto info a destra. Un'altra piccolezza è quella di aver oscurato i tasti non disponibili o non funzionanti, ed è per questo che adesso il gioco è molto più chiaro. Un'altra sottigliezza è l'aver modificato la schermata di caricamento. Come potete vedere in questi pochi secondi, in questo frangente di secondi, la schermata di caricamento adesso è più sofisticata. La cosa più rilevante dal punto di vista grafico è sicuramente il rinnovamento totale dell'ambientazione. Sono stati aggiunti viali, laghetti, altre pietroline secondarie, un cartello con la scritta in ori, che tra l'altro si muove anche, da notare. Yeah! E si muove anche il laghetto. Il laghetto inoltre ha anche un suono, oltre a essere animato, quindi quando vi avvicinerete sentirete il suono dell'acqua abbastanza flebilmente. Sono stati aggiunti molti più suoni, in particolare quelli del mob a 3, ossia il mob questo qua, quello lì, che adesso avrà il suo suono di stasi e non sono tutti suoni, però già ce ne sono molti. Sentite? E adesso arriviamo alle migliorie dal punto di vista tecnico. Abbiamo migliorato molto la gestione della fisica e i movimenti sono anche molto più flessibili. Il primo caso è appunto quello del salto, che è molto cambiato rispetto alla versione 0.2. Inoltre, finalmente la barra dell'esperienza presente nella finestra del menu personaggi è sincronizzata effettivamente con il livello del personaggio. Ci sono molti più suoni della GUI, quando si torna indietro, quando si cerca di tornare al menu principale, eccetera. Insomma, i tasti sono stati riempiti dei propri suoni. Anche se non è molto facile notarlo perché non ci sono ancora dei grandi cambi di altezza nell'ambientazione, in quanto per adesso è soltanto un'arena circolare, però comunque abbiamo potenziato molto la gravità, che se prima era 9,8, ossia la gravità normale, adesso è 30. Avete sentito bene? La gravità è 30. Ciao piccoletti! Inoltre abbiamo corretto un problema di cuori che, dopo essersi generati per un paio di volte, smettevano appunto di rigenerarsi. Per quanto riguarda la versione 0.3.1 correttiva, che dovrebbe uscire in contemporanea a questo video, tra le novità ci sono ad esempio quella della correzione del sistema di attacco dei mob, di un problema con i mob che non permetteva loro di attaccare se voi li attaccavate praticamente, quindi veniva un gioco super semplice. Perciò adesso il gioco è relativamente più difficile, in quanto i mob vi potranno attaccare regolarmente. Però è anche vero che d'altro canto ho depotenziato un po' i mob, oltre ad aver reso possibile una generazione più rapida dei cuori sul territorio. Quindi più o meno siamo sempre sullo stesso livello. Ricordate che potete scaricare gratuitamente la versione alfa del gioco sul mio sito, che trovate tra l'altro in descrizione. Spero che vi piaccia il gioco, soprattutto le novità. Ditemi magari nei commenti quali sono le novità che vi sono piaciute di più se avete provato il gioco. E quindi ciao ciao!